Sulla questione delle GPS si sta consumando uno scontro politico che potrebbe creare anche problemi di tenuta dello stesso governo. Nella notte fra mercoledì e giovedì, un emendamento al decreto mille proroghe a firma di Valentina Aprea di Forza Italia è stato respinto in commissione, nonostante il parere favorevole del governo. Tanto che nella giornata di giovedì Mario Draghi, irritato per questa e per altre tre bocciature di altrettanti emendamenti, dopo un lungo colloquio con il Presidente della Repubblica, ha convocato il capigruppo dei partiti della maggioranza per richiamarli alla necessità di evitare altri incidenti di percorso analoghi. La questione GPS, per la verità, è piuttosto complicata. L'emendamento Aprea prevedeva due commi. Il primo avrebbe consentito la possibilità di aggiornare le graduatorie da subito. Il secondo avrebbe rinviato di un anno l'aggiornamento delle GAE. Lega e Forza Italia hanno votato a favore, mentre hanno votato contro Movimento 5 Stelle e una parte del Partito Democratico. La vicenda però non è affatto chiara, perché Lucia Azzolina, in un suo comunicato, spiega che l'emendamento Aprea non avrebbe permesso quest'anno l'aggiornamento delle graduatorie e il contemporaneo rinnovo delle graduatorie per le supplenze. La sensazione di molti osservatori è che all'interno della maggioranza di governo sia in atto una sorta di regolamento di conti che attiene non tanto il merito dei problemi, ma che ha motivazioni quasi esclusivamente politiche. A questo punto non resta altro da fare che attendere i prossimi sviluppi. Da più parti si parla già di un possibile emendamento che consenta di aggiornare le GPS entro giugno, emendamento da inserire in un provvedimento che sarà all'esame del Parlamento nelle prossime settimane. Resta il fatto che, per una questione tutta politica, ci sono 700.000 precari che stanno con il fiato sospeso e che vorrebbero sapere se a settembre potranno iniziare a lavorare con chiamate dalle graduatorie. Ma quello delle GPS e delle GAE è solo uno dei problemi con cui il governo deve confrontarsi. Un altro tema di grande attualità e di particolare rilevanza è quello del reclutamento, e su questo sentiamo cosa ha detto il ministro Patrizio Bianchi pochi giorni fa. Qui ritorno a quello che io ritengo, ovviamente non voglio dire più un problema, perché sono due importanti, a quello che ritengo uno dei punti cardine, che cioè la formazione fondamentale degli insegnanti. Cioè, come facciamo a formare delle persone che servono a fare il mestiere di insegnante, non lo fanno perché intanto mi iscrivo ad una lista, poi vediamo come va, dove il problema è riuscire a ponderare quelle che sono l'attività di tirocinio, che deve essere fatta nelle scuole, con tutori adeguati, quindi dobbiamo formare anche i tutori. Abbiamo il tema della pedagogia generale, ma il tema anche di come si insegnano le materie. Il fatto che un ragazzo o una ragazza, giovine o una giovine, si laureano in matematica, non vuol dire che sanno insegnare matematica. Così come se uno si laurea in letteratura, non vuol dire che la sappia insegnare. Cioè, questa enfasi su come si insegnano le discipline è qualcosa che nei nostri corsi di laurea non c'è. Cioè, non c'è un percorso specifico che insegni non la matematica, ma come si insegna la matematica. Non la fisica, ma come si insegna la fisica. Non l'italiano, ma come si insegna l'italiano. Ovviamente su tutto questo noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre lettere, i vostri documenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come di consueto.